Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a open sleigh. No, non è ancora Natale, lo so ragazzi, lo so che non è ancora Natale. È che oggi è proprio così, una giornata, come potete vedere, bella piena di neve, sta nevicando veramente tantissimo e sembra che sia già Natale. Vabbè, dai, smetto di fare il cretino e adesso vi lascio subito al video che... Tra l'altro è molto particolare perché oggi sono 3 anni che faccio video su YouTube e quindi ho preparato un regalo per voi. Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Questo è un video molto particolare perché? Perché andiamo a, in un certo senso, festeggiare quelli che sono 3 anni di Mineral Extreme su YouTube. Esattamente, perché andando a vedere il primo video che ho caricato, il primo video che ho caricato è stato caricato il 30 novembre del 2014, ben 3 anni fa, tondi tondi. Quindi per festeggiare in un certo senso questa cosa, oggi uscirà un video molto particolare e molto diverso dagli altri. Io ho pensato, sono qui a Bruxelles ormai da un anno e qualche giorno, e non vi ho mai fatto vedere le cose belle che si possono trovare qui a Bruxelles, e ho pensato che questa occasione potrebbe essere quella giusta. Sebbene non sia un video in cui parlo dei minerali come al solito, ripeto, è per appunto festeggiare questo fatto appunto di 3 anni di Mineral Extreme YouTube. Ovviamente non vi preoccupate perché da domani, come sempre, ci saranno altri video riguardanti i minerali. Vi invito quindi a lasciare un bel pollicione in su e adesso vi lascio le clip. Ogni tanto qui su questo spiazzale si mettono delle bancarelle, qualcuno che vende robe così, certe volte anche dei minerali, e io ci ho trovato qualche cosa anche di minerali. Quindi quando ne becchiamo qualcuno magari ve lo faccio vedere. Non mi incontra quella. Questa è la Grand Place. Prima vi ho fatto vedere da lontano, si vede il campanile. Campanile è questo qua, quello che avete visto prima da lontano, ma ci sono tutti i palazzi. Questi palazzi, immaginate la sera nei periodi per lo più vicino a Natale. Immaginateli che si illuminano al ritmo di musica, c'è anche la musica. Al centro montano un principe abbastanza grande, e qui intorno pure ci sono quelli che si mettono a vendere robe, robe. Molto bello, molto, questo è il centro di Bruxelles, e anche questo l'avete sicuramente visto nel video del vlog che ho fatto in giro per Bruxelles. Adesso stiamo passando di qua perché? Perché vedete questa statua, ci sono pure le persone che fanno le foto. Questa statua qui è una statua che qui si pensa che facendo questo, toccandola in questo modo, porti fortuna. Io l'ho appena toccata sperando che porti fortuna per il canale. Vedete, le persone passano e toccano. Proprio per questa usanza, diciamo, questa credenza, diciamo così, anche i turisti, perché qui sono per lo più turisti, fanno questa cosa. Intanto qui guardate
tutti dei negozi caratteristici, ce ne sono di tutti i tipi, per ogni gusto. E da qui c'è anche il negozio lì giù, quello che avete visto, dove ho comprato le ambre autentiche, ma lo stesso proprietario ha aperto un altro negozio a fianco. Guardate tutti i negozi particolari, uno per ogni tipo. Questi sono di souvenir, sono strapini di souvenir, calamite, cartoline, fidget spinner e quant'altro, pure qua ci sono i fidget spinner e tutto il resto. E quella è la Grand Pass che ci lasciamo alle spalle. Ci sono anche i negozi di numismatica. Mi stavo dimenticando, nei negozi dove vendono le cioccolate fanno assaggiare addirittura la cioccolata stessa. Questo qui è invece il negozio sicuramente che vi ricorderete, dove ho comprato l'ambra, no? Questo negozio che è mezzo chiuso è invece il negozio che vende minerali. Vi ho già mostrato lì giù una statua che si pensa che toccando la porta fortuna. Tuttavia, se noi ci avviciniamo ai negozi di souvenir, noi possiamo notare questa specie di angioletto nell'atto di fare i propri bisogni. Perché? Perché adesso siamo arrivati in un punto dove c'è questa statua, detta il bambinetto che piscia, tradotto in italiano, ovviamente il nome originale è in francese, perché qua la lingua maggiormente parlata è francese, e ovviamente anche questa statua non è che si pensa che toccando la porta fortuna, ma comunque è una statua conosciuta qui, è popolare, tanto che ci dedicano pure, qui c'è una statua a un negozio, ma adesso vi faccio vedere, perché se non mi sbaglio è proprio da qui che si trova la statua proprio vera e propria. Ecco la famosa statua. E ovviamente qui è tutto sempre caratteristico, più andiamo qua, possiamo sempre vedere ristoranti e quant'altro. Certi negozi che vendono cioccolate fanno vedere proprio tutti gli strumenti, la raccolta, no? E le costruzioni storiche su come il cioccolato veniva raccolto, come si presenta, guardate, e come viene lavorato, no? Ci sono pure delle conchiglie, come ad esempio questa, giusto per abbellimento, guardate anche qui. Sempre tutto per come decorazioni, qua sono molto belle decorazioni. C'è un negozietto davvero carino che vende oggetti di questo genere. Oggetti tipo vecchi, antichi, tipo dei gioielli pure, dei minerali, diciamo delle gemme lavorate anche, a forma di, per esempio, piccoli teschi, giusto per farvi un esempio, si trovano qui. E insomma, sono, è un negozio così, ma sarebbe stato più bello se appunto vendevi minerali, non credete anche voi, visto che a me piacciono. Adesso qui c'è un altro negozio, per esempio, di numismatica. Questa è una galleria dove ci sono dentro molti negozi molto carini. Adesso vi faccio vedere. Sono negozi tipo, vabbè, dove si mangia, qui in Belgio pensano tanto a mangiare, ci sono tantissimi ristoranti infatti, ma non sono gli unici negozi presenti in ristoranti, ci sono questi che vendono cioccolate e quant'altro. Se volete un video nello specifico su questo, non c'è problema, guardate come si vede all'interno. Sono negozi di cioccolate, per dire, in questo modo o così, con tanto di vetrina. Ho anche queste cose qua, ci sono bigiotterie e gioiellerie in un certo senso, insomma c'è davvero tanta roba. C'è un negozietto qui proprio avanti che ha in vetrina delle conchiglie molto belle, ma non vende conchiglie. Ci sono qui anche dei negozi di antiquato, di libri antichi, dove potete trovare piccole sorprese. Ho trovato un libro del 600, quindi pensate un po'. Potete vedere tutte le foto sulla mia pagina Indietro nel Tempo. Questi negozi molto particolari.
insomma tutti questi negozietti qua, guardate questo, sembrano usciti fuori da un libro di favole. Questo è ovviamente il centro di Bruxelles, che è così. Avevo anche una registrazione fatta a Bruges, che è una cittadina vicino a Bruxelles, vicino si fa per dire, ci mettemmo un'oretta e qualche cosa ad arrivare, però no, un po', insomma ci mettemmo del tempo comunque ad arrivare, ma bello, c'era un castello. Benissimo ragazzi, io mi auguro, spero veramente che queste clip vi siano piaciute, che vi abbiano mostrato la bellezza che può riservare appunto Bruxelles, e spero veramente che sia riuscito a strapparvi un bel pollicione, quindi un bel pollicione in su, commentate e iscrivetevi al canale e seguitemi anche sulla mia pagina Facebook e sul mio profilo Instagram. Mi raccomando, non vi preoccupate, perché già da domani si ritornerà a parlare come sempre di minerali, quindi non disprezzate questa cosa che vi ho voluto portare oggi, perché è appunto per questa particolarità. E detto questo ragazzi, ancora grazie, perché se comunque ancora sto facendo video e piacciono e stiamo crescendo di iscritti, e anche e soprattutto grazie a voi. Quindi detto questo, ancora grazie e al prossimo video!